Ci ho pensato l'altro ieri. Se la bomba fosse stata lanciata 2 giorni fa, adesso non saremmo più stanchi, no? Perdonami, poi no. Ha reso tutto più difficile. Chi lo dice? Perché è più difficile? Sono stanco, ecco tutto. Ma tanto andrà tutto per le spicce. Tutto fra un'ora sarà finito, no? Già, sarà finita tra un'ora. Uria, vorrei parlarti. In privato? Sì, in privato. Che c'è? Dimmelo, te ne prego. Mi vergogno, Boria, mi vergogno, ma ti devo dire la verità. Non vuoi lanciare la bomba? Non potrò lanciarla, Boria. Hai paura? Tutto qui. Non c'è da vergognarsi. Paura? E mi vergogno di aver paura. L'altro ieri, quando te ne sei andato, eri allegro, forte, i tuoi occhi brillavano. L'altro ieri? Ho sempre avuto paura. L'altro ieri, quando sono andato, avevo raccolto tutto il mio coraggio, ecco tutto. Quando ho sentito la carrozza avvicinarsi, mi sono detto: coraggio, Alexis, tieniti ancora un minuto più. Stringevo i miei denti, tutti i miei muscoli erano tesi. Stavo per lanciare la bomba con la stessa forza che se avessi dovuto schiacciare il Gianluca col suo peso. Stavo per far scoppiare tutta la violenza che si era accumulata in me. E poi niente. Ho visto la carrozza. È arrivata davanti a me e come andava veloce, è passata. E in quel momento ho capito che Janek non ha lanciato la prima bomba. E in quel momento ho sentito un freddo terribile. E in quel momento mi sono sentito debole come un bambino. Ma non era niente, Alexis. Poi la vita riprende. Da 2 giorni la vita non ha ripresa, Boria! Io ho mentito prima. Stanotte non ho dormito. Il mio cuore batteva troppo forte. Oh, Boria, sono disperato. Non devi esserlo. Noi tutti qui abbiamo passato gli stessi momenti. Un mese di riposo e poi tornerai tra di noi. Boria, è un'altra cosa. Se non lancio la bomba oggi, non la lancerai mai più. Non Come? sono fatto per il terrorismo, adesso lo so. Dire che vi lasci, mi mettono nei comitati e alla Ci propaganda. sono gli stessi rischi. Sì, ma si può agire con gli occhi chiusi. Non Cosa vuoi dire? si sa niente. È facile andare alle riunioni, trasmettere gli ordini, discutendo le situazioni, ma starmene in piedi quando la sera cala sulla città, in mezzo a tutti quelli che si affrettano per ritrovare la minestra calda, il rumore dei bambini, il tepore di una donna, ma starmene in piedi è muto. E col peso di una bomba sulla braccia, aspettando 3 minuti e qualche secondi prima che mi lancerò avanti una carrozza scintillante. Ecco il terrorismo. Ho puntato troppo in alto. Bisogna che io mi trovi il mio posto, un posticino. Un posticino non esiste. Alla fine c'è sempre la prigione e il capestro. Sai, non sono mai riuscito a credere veramente alla polizia segreta. È strano per un terrorista, no? Alla prima pedata nella pancia ci crederò, ma non prima. E una volta in prigione si sa e si vede, non c'è un... No, Boria, l'unico modo di riscattarmi è che io mi accetti per quel che sono. Un vigliacco. Ma anche i vigliacchi possono servire alla rivoluzione. Basta trovare la loro posta. Allora siamo tutti vigliacchi. Solo non sempre abbiamo l'occasione di rendercene conto. Ma farai come ti pare. Preferirei andarmene subito, non potrei guardarli di giusti in faccia. Parlerai tu a loro. Lo farò. E di a Yannick che non è la colpa sua, è che li voglio bene come tutti voi. Addio, fratello. Ti darò la stella del mattino. Ti darò la sella del mattino. Mosca Croci, a Pietroburgo soldati,
il monastero e la caserma. Il teatro dei burattini è aperto. Nessuna frontiera, nessuna fine, nessun principio. Farsa o dramma? Succo di ribes o sangue? Teatro dei burattini o vita reale? Non lo so. Chi lo sa? Venite! Venite! Voinov non lancia la bomba. Non sarebbe prudente. È colpa mia, vero? È incaricato di dirti che ti vuole bene. Lo rivedremo. Forse. Per ora ci lascia. Perché? Militerà nei comitati. L'ha chiesto lui? No. Ha forse avuto paura? No, ho deciso tutto io. Un'ora prima dell'attentato ci privi di un uomo. Un'ora prima dell'attentato ho dovuto decidere da solo. È troppo tardi ora per le discussioni. Ho deciso. Prenderò io il posto di Voinov. Posto che mi spetta di diritto. Tu sei il capo. Il tuo compito è di rimanere qui. Un capo a volte ha il dovere di essere vigliacco. Ma purché in certi casi dia prova della sua forza. Ho deciso, Stefan, mi sostituirai il tempo necessario. Ora vieni, devi conoscere le istruzioni. No. Come? Bisogna che l'ammazzi. Ma andrò sino in fondo, oltre l'odio. Oltre non c'è niente. C'è l'amore. L'amore non è proprio quello che ci vuole. Dora, come puoi dirlo tu con il tuo cuore? C'è troppo sangue, troppa dura violenza. Chi ama veramente la giustizia non ha diritto all'amore. Stai in piedi come me, testa alta e occhi fermi. Che posto c'è nel tuo cuore fiero per l'amore? Piano, il tuo amore fa chinare dolcemente la testa. Non è più l'amore. Ma amiamo il nostro popolo. E il popolo ci ama forse. Sa forse che lo amiamo. Il popolo tace. Che silenzio. Che silenzio. Amare significa proprio dare tutto, senza lasciare niente dietro di sé. Ci sono volte in cui mi chiedo se l'amore non sia qualcos'altro. Se posso smettere di essere un monologo e ricevere finalmente una risposta. Mi metto a fantasticare. Il sole brilla. Le teste si chinano dolcemente, il cuore rinuncia ad ogni suo orgoglio e le braccia si spalancano. Te lo puoi immaginare? Un'ora, senza miseria, senza niente, un'ora di puro egoismo. Te lo immagini? Sì, Dora, si chiama tenerezza. Indovini tutto, amore mio, si chiama tenerezza. Ma lo sai veramente cosa sia? Ti piace la giustizia con la tenerezza? Ami il nostro popolo con lo stesso abbandono e la stessa dolcezza. E a me mi ami con tenerezza, con egoismo. Ma nessuno ti amerà mai come ti amo io. Lo so, ma non sarebbe meglio amarsi come tutti gli altri? Ma non sono uno qualsiasi, ti amo così.